Domenica 12 maggio, il cardinale Lo Iudice, arcivescovo di Siena, ha celebrato la messa nella solennità dell'Ascensione. Nell'omelia ha sottolineato il fatto che dobbiamo essere una Chiesa continuamente in movimento, che non si chiude in un passato che certamente costituisce la radice, ma di esserci, di uscire, di andare nel mondo e di essere il lievito che può, in qualche situazione, fermentare la pasta. Penso sia proprio questo il messaggio da raccogliere, una Chiesa che deve essere continuamente in movimento, non custodire vecchie glorie, non chiudersi in un passato che certamente la tradizione è tradizione e di fatto costituisce la radice, le fondamenta della nostra vita anche attuale, ma quello che ci viene chiesto continuamente dal Vangelo innanzitutto, come Papa Francesco ormai sta ridicendo continuamente, è quello proprio di esserci, di uscire, di andare nel mondo, nella realtà, nella vita, e di essere il lievito che può in qualche situazione, in qualche occasione fermentare la pasta. Il messaggio grande, chiaro, che viene ovviamente da una forte devozione a Maria, che ho visto insomma è molto molto sentita, non solo per la partecipazione ma anche come avete un po' rappresentato, giorni e giorni che si ripetono, insomma, che si vivono e che, dove la gente risponde. Evidentemente questo senso, questa sensibilità, questo legame forte con le nostre tradizioni, ma nella prospettiva della missione c'è e speriamo che ci sia sempre. E l'augurio che un po' ho fatto anche a tutta la comunità, alla popolazione, a tanta gente che c'era in chiesa, e quindi ringrazio Don Matteo di questo invito che così mi ha permesso di fare un piccolo bagno nella fede popolare e non solo, di un popolo, il popolo di Bologna, che certamente anche lui affonda le radici nel passato, e spero, gli auguro al popolo di Bologna di essere proiettato in questo senso come missione verso il futuro. Infine, qualche considerazione sulla Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, celebrata sempre il 12 maggio. Certo, a voi è dato un compito delicatissimo e importantissimo. Oggi la comunicazione è, non voglio dire tutto, ma quasi tutto, perché attraverso di voi, come il messaggio del Vangelo, in fondo è la stessa cosa, anche quella è una comunicazione di un'esperienza, di un contenuto, e allora a voi una grande responsabilità di fare in modo che sia veramente un messaggio vero, profondo, che viene comunicato. Spero che la coscienza anche deontologica vostra, di tutti gli addetti, gli esperti, quelli che lavorano nella comunicazione, sia quella di dire no, quello che conta non è il dire, ma dirlo e dire le cose giuste, anche il proprio pensiero ci mancherebbe, nel modo giusto affinché sia compreso nel modo giusto.